Eccoci, ci siamo. Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a voi ragazzi, gli studenti di Popparozzi e del Liti Alessandrini Marino. Vogliamo farvi e farci una per iniziare questa mattinata speciale. Non sento l'applauso. Forza, forza, dai che ci riscaldiamo. Perché salutiamo in primis voi studenti? Perché ragazzi, è a voi che la CISL Abruzzo Molise e la FIM CISL vogliono dedicare questa mattinata in cui affronteremo i temi della sicurezza sul lavoro. Consentitemi di salutare anche tutti coloro che in questo momento ci stanno seguendo in diretta sul canale 16 del Digitale Terrestre, su Super J, anche con la diretta streaming, quindi insomma in tutta la regione Abruzzo si sta seguendo questa iniziativa. Passione secondo Tonino oltre l'indifferenza, questo è il titolo scelto per questa iniziativa. Preparatevi perché non sarà un normale spettacolo teatrale, il solito spettacolo teatrale. Già guardatevi intorno e vedete questa location. Siamo nell'ex Villeroi alla Gammarana a Teramo, ha una valenza storica e simbolica particolare per il mondo dell'industria e il mondo appunto del lavoro. Passione secondo Tonino è una narrazione scritta a quattro mani, possiamo dirlo, dall'attore e regista Thomas Otto Zinzi, al quale facciamo subito un applauso, e da Rosario Iaccarino, che è responsabile nazionale della formazione della FIM CISL. E poi ci sarà la partecipazione del chorus Novus diretto dal maestro Paolo Speca. Un altro applauso. Diventa fondamentale, prima di iniziare, ringraziare coloro che hanno reso possibile questa iniziativa oggi. Partiamo dalle istituzioni, è davvero importante che siate qui presenti oggi. Partiamo dal signor Prefetto, Sua Eccellenza Fabrizio Stelo, grazie. Un ringraziamento speciale al Comune di Teramo con il Sindaco Gianguido D'Alberto e il Vice Sindaco Stefania Di Padova, l'Assessore Ferri, perché c'è stato davvero da subito l'accordo, un impegno logistico davvero che il Comune ha garantito per la riuscita di questa iniziativa. Ringrazio le altre istituzioni presenti, consentitemi di salutare il consigliere regionale del Partito Democratico Dino Pepe, la Presidente della Camera di Commercio del Gran Sassolo, dottoressa Antonella Ballone, e poi ringraziamo chi ci ospita qui all'ex Villeroi. Parliamo della FG Gallerie Commerciali S.P.A., che è proprietaria di quest'area, ma ringraziamo anche delle aziende, due in particolare, che hanno manifestato la loro immediata attenzione rispetto alla riuscita dell'iniziativa. Le citiamo, sono la GLM di Villa Zaccheo e poi Trafilerie Emiliane Sud. Un ringraziamento per i servizi all'ANIEM. Studenti, non possiamo non ringraziare chi vi ha consentito di venire qui oggi, le vostre dirigenti scolastiche, quindi la dottoressa, la professoressa Caterina Provisiero per il di Popparozzi e Letizia Fatigati per l'Alessandrini Marino. Nominerò solo una persona che invito già vicino a me insieme al prefetto, il segretario generale della CISL Abruzzo Molise, Giovanni Notaro, perché in questo modo ringraziamo tutta la famiglia della CISL e della FIM CISL che ha fortemente voluto questa giornata. Prego, segretario, dov'è? Non lo vedo più. Segretario generale e il signor prefetto qui vicino a me per un saluto d'apertura. Ragazzi, come vi dicevo prima, mi raccomando, non togliete quel pezzetto di nastro bianco rosso, poi alla fine scopriremo il perché vi è stato consegnato. Buongiorno, eccoci, prego. Partiamo dal prefetto. No, facciamo un saluto perché? Perché il prefetto? Poi lo diremo bene tra pochissimo, perché grazie alla prefettura si è avviato
oltre un anno fa un lavoro importante dedicato alla salute, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e parlarne alle giovani generazioni è la prima sfida da vincere, signor Prefetto. Allora, intanto buongiorno a tutte, a tutte le persone presenti, e grazie alla CISL per aver organizzato questa iniziativa. Direi questa ennesima iniziativa, ennesima ovviamente nel senso buono, no? Anche un'altra iniziativa, no, perché proprio in quest'anno e mezzo ce ne sono state veramente tante, organizzate da organizzazioni sindacali, con ordini professionali, associazioni datoriali, proprio per sensibilizzare sempre di più la prevenzione, la cultura della prevenzione, che non è solo il rispetto delle regole, che ovviamente dovrebbe essere il minimo sindacale. Tutti questi enti che fanno appunto parte dell'osservatorio che ha sede presso la prefettura, ci riuniamo spesso, noi partiamo dai dati, perché i dati sono comunque importanti e sono tristi, ovviamente, ma indipendentemente dai dati, noi stiamo lavorando tanto su una sempre maggiore formazione dei datori di lavoro, sempre maggiore formazione dei lavoratori, sempre maggiore formazione degli studenti che saranno i lavoratori di domani. Quindi un'iniziativa sempre più capillare in provincia, per la parte buona appunto, facciamo che le cose proprio non succedano. Quindi stiamo lavorando e vedremo ovviamente in futuro le prossime iniziative e le prossime idee. Grazie, grazie eccellenza. Segretario, sicurezza non fa rima con sfortuna, con fatalità. Queste iniziative sono fondamentali per far capire che c'è bisogno di riapproparci di una cultura della sicurezza fin dai banchi di scuola. Beh, sicuramente questo è importante, perché noi riteniamo che la cultura sia uno degli elementi principali per fare prevenzione sulla sicurezza. Lo diciamo dovunque noi possiamo presenziare a iniziative, è vero, anche noi ne abbiamo fatte tante, ma con una modalità. Noi non facciamo iniziative nel momento in cui c'è un clamore importante, perché magari i morti sono 3 o 4 contemporaneamente. Stiamo sul pezzo tutti i giorni, abbiamo fatto varie iniziative con confronti proprio istituzionali, quindi fare rete è importante. La cultura è importante, ma è importante soprattutto che si capisca un concetto, che il lavoro è dignità, ma deve essere anche integrità fisica della persona. E per questo mi permetto di ringraziare la FIM, a partire da Marco Boccanera, Medeonanni, Boschini che rappresenta la FIM nazionale, Rosario Iaccarino, che hanno voluto portare e hanno trovato nella CISL, in particolare con Fabio, una sensibilità nell'esporre un tema anche con una rappresentazione teatrale, ma che non toglie sicuramente il dramma alle famiglie e il dramma delle morti sul lavoro, è una piaga sociale. Poi noi spesso parliamo solo di morti sul lavoro senza considerare di quanti perdono proprio le funzionalità e rimangono, diciamo, lesi. Quindi fare un po' tutti un po' di più, e aggiungerei un altro tassello quando abbiamo la cultura ormai consolidata, la sorveglianza sociale che è venuto meno. Non bastano solo le istituzioni, ma ognuno di noi deve essere responsabile e controllore anche dell'altro. Buona giornata a tutti. Vi chiedo un applauso particolare e cedo un attimo di nuovo il microfono al signor Prefetto, perché qui in prima fila ci sono i figli e la moglie di Tonino Fanesi. Sì, un abbraccio ovviamente alla famiglia, purtroppo una delle non poche famiglie vittime di incidenti sul lavoro. Speriamo che sia di monito a tutti. Noi appunto, come ho detto prima, partiamo dai dati, ma vogliamo essere liberi dai dati. Non è un problema di 10, 100 o 1000, sì certo, meglio 10 che 1000 ovviamente, ma dobbiamo lavorare anche su quei 10, che sono comunque troppi. Quindi veramente un abbraccio alla famiglia, e colgo anche l'occasione per complimentarmi con gli organizzatori per aver ingaggiato dietro l'autissimo pagamento stamattina il Corus Novus, a cui mando veramente un abbraccio fraterno, perché vi conosco benissimo. Grazie, grazie segretario, grazie signor prefetto. Prima di lasciarvi alla narrazione teatrale, vorrei spiegare ai ragazzi perché si chiama Passione secondo Tonino. Chi è Tonino?
Tonino è Tonino Fanesi, un operaio metalmeccanico di 49 anni che il 13 settembre 2022 è venuto a mancare sul luogo di lavoro. Ma i Tonino che citiamo oggi sono anche altri. Non parliamo solo di Tonino Fanesi. Allora Tonino diventa anche Gianluigi Ragni, un ragazzo di 25 anni, di Campi, morto folgorato su un traliccio di media tensione a Valle San Giovanni, nel comune di Teramo. Scusate l'emozione. Tonino e Luigi Coclite, 59 anni, di Montorio, che lavorava da anni fuori e che è morto, lo ricorderete, nel cantiere dell'Esselunga a Firenze. E non è tornato neanche lui a casa quel giorno. Era il 17 febbraio di quest'anno. E allora possiamo continuare e dire che Tonino, che ricordiamo oggi, è Dino Trignani, 66 anni, di Castilenti, che è morto travolto da un'esplosione nella ditta di Caprafico, la di Blasio. Tonino oggi è anche Gaetano Mastroieni, autotrasportatore siciliano ma residente poi a Cesena, che il 27 febbraio di quest'anno è morto schiacciato da un tir che faceva manovra nel piazzale della Madori. Continuiamo, perché purtroppo, guardate ragazzi, i morti sul lavoro questa provincia ne ha pianti tanti. Nell'anno in cui, l'anno che ci ha lasciato, ne abbiamo pianti 13. Allora Tonino e anche Fabrizio Piccinini, 57 anni, precipitato il 29 luglio di quest'anno mentre stava facendo un lavoro di controsoffittatura in un cantiere pubblico, in un cantiere dell'Istituto Crocetti di Giulianova, e anche lui non è tornato a casa. E poi inutile dire che il Comune ricorda benissimo quel pomeriggio, perché Tonino oggi è anche Ibrahima Dramè, 24 anni, senegalese, morto dopo essere caduto da un ponteggio nel cantiere post-sisma della diocesi, nella chiesa di Sant'Agostino, nel cuore del centro storico di Teramo. E dal Senegal la sua famiglia non è più tornata, non è mai venuta. La moglie, 22 anni, ragazzi, poco più grande di voi. Le morti sul lavoro, noi cronisti, purtroppo, siamo abituati a chiamarle morti bianche, così, velocemente. Ennesima morte bianca, quante volte ci avete sentito e avete letto, anche sui social, sul web. I morti diventano morti bianche sui giornali e poi ogni vittima, purtroppo, finisce su una statistica, diventa un numero, è un numero in un report. E allora parliamo del report, l'ultimo report che ci fornisce l'INAIL. I primi 7 mesi di quest'anno, quindi dal 1 gennaio al 31 luglio del 2024, in provincia di Teramo abbiamo avuto, pensate, 1918 infortuni sul lavoro, e di questi 4 sono stati mortali. 4 lavoratori nel teramano non sono tornati a casa quest'anno. Lo scorso anno, lo stesso periodo, piangevamo 7 lavoratori morti. E sapete quanti lavoratori si sono ammalati per colpa del lavoro? 1322. E questo numero ha avuto un aumento del 50,57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi noi siamo qui, come diceva il segretario Notaro, per l'ennesima iniziativa in senso positivo. Sono tantissime le iniziative che da tempo i sindacati, in prima fila proprio la CISL Abruzzo Molise, porta avanti per ribadire, ragazzi, che la sicurezza nei luoghi di lavoro non è un optional. È un diritto, così come è sancito il diritto al lavoro,
deve essere sancito in ognuno di noi il diritto a lavorare in sicurezza. E quando sentite noi cronisti scrivere tragica fatalità, ribellatevi, perché morire sul lavoro non è fatalità. La sicurezza non fa rima con sfortuna, col caso, con la fatalità, assolutamente, non è questo. Tonino Fanesi è stato il primo operaio metalmeccanico a morire in questa provincia. E immagino che molti di voi qui presenti ricorderanno cosa successe alcuni giorni dopo. Era il 13 settembre, intorno al 20, se non erro, Boccanera mi darà conferma, proprio la FIMCISL insieme alla FIOM CGL e alla WILM UIL, con decine di colleghi di Tonino Fanesi, ma anche decine di colleghi delle altre ditte metalmeccaniche che ci sono sul territorio teramano, scesero in un corteo silenzioso. Questo corteo sfociò in Piazza Martiri, sindaco se lo ricorderà. Suonò una sirena, questa sirena, ragazzi, è quella che suona nelle fabbriche quando succede qualcosa che non deve succedere. E ci furono i lavoratori. Insomma, questi lavoratori si stesero a terra e sopra si misero un lenzuolo bianco. Vi ho detto che noi parliamo di morti bianche, i lavoratori si misero addosso un lenzuolo bianco. Allora, tenete a mente questo colore. Parliamo di morti bianche come se avvenissero senza sangue, ma non è così. Parliamo di morti bianche perché si allude all'assenza di una mano direttamente responsabile sull'accaduto. E invece una mano responsabile, quando si muore sul lavoro, c'è sempre. E a volte è più di una mano. Li chiamiamo morti bianche forse per farle sembrare candide, immacolate, innocenti. E purtroppo, spesso, fanno il rumore e il clamore, come diceva il segretario generale, il tempo di un titolo in prima pagina del quotidiano del giorno dopo. E poi le vittime, famiglie delle vittime sui luoghi di lavoro, finire sui report magari dell'INAIL o delle statistiche nazionali, vengono completamente abbandonate e dimenticate, anche ad una burocrazia che a volte si rivela infernale per loro. Le chiamiamo morti bianche forse per evitare che si parli di omicidio sul lavoro. Bianche come il silenzio, come l'indifferenza che si portano dietro. E chiamarle morti bianche sembra quasi una beffa per delle morti che, più sporche di così, non possono essere. Lo ha ricordato Sua Eccellenza il Prefetto. Grazie ad una davvero mobilitazione congiunta dei sindacati e dopo la morte di Tonino Fanesi, questo territorio il 17 aprile dello scorso anno ha istituito il primo osservatorio permanente in cui si affrontano le tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro. Voi direte, vabbè, un osservatorio. Si è riusciti in un'impresa, la prima impresa è stata proprio riuscire, signor Prefetto, lei me lo confermerà, a mettere tutti gli enti deputati a vario titolo a tutelare la salute e la sicurezza attorno allo stesso tavolo. Non era affatto scontato questo. E in provincia di Teramo è accaduto, si sta andando avanti e non si analizzano soltanto i dati freddi, i numeri agghiaccianti di persone, dietro quei numeri ci sono delle persone, delle famiglie, dei figli che restano orfani, delle persone che restano da sole ad affrontare tutto. Si analizza anche cosa si deve e si può fare per evitare che succeda ancora una volta di piangere qualcuno che è uscito di casa per lavorare non è tornato più. Io adesso vi lascio a Passione secondo Tonino, Oltre l'indifferenza.
sai, se questo fosse un teatro, Tonino, hai presente una sala da almeno 1000 posti? Un bel palcoscenico, largo, profondo, con una bella torre scenica. Tanti elementi sospesi sopra di noi. Uno sguardo al cielo è un panorama di luci, balconi, corde. Quasi la nostra realtà, così vera, così finta. Un gruppo di uomini cambia le scene. Oggi il mare. Domani, dopo qualche minuto, una montagna incantata. Poi una musica accompagna le nostre parole. Quel racconto del passato così duro, lontano. Dietro la quinta di destra, dopo un colpo di tamburo, cresce un fiore. Poi un altro fiore sul palco di legno. E un altro ancora. Un prato fiorito, dove l'abbraccio di due innamorati emana un profumo d'estate, spensieratezza, o senza ore e minuti. I colori dell'infinito tolgono tutti i dubbi che le ombre lasciano alla fine del primo tempo. Ma una frase, subito dopo il caffè nel bel foyer, squarcia il finto anticonformismo delle nostre misere vite e ci rimanda a casa, con un finale inondato di lacrime, per quel padre ritrovato. Odio gli indifferenti. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza opera potentemente nella storia tra assenteismo e l'indifferenza. Poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora perché non se ne preoccupa. Allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto. Tutti. Provateci. Provateci voi. Provateci voi ad uscire di casa, scendere 4 rampe di scale, saltare una foglia in caduta libera sull'asfalto e non sapere dove andare. No, provateci voi a salire su una barca con un gruppo di sconosciuti. Salutare, ci vediamo, senza dire domani. Cambiare lingua, dialetto e rendersi conto che l'unica parola e sentimento che non avrai difficoltà a tradurre nella tua nuova lingua è emigrante. Chi siete stati veramente? Chi siete stati? Chi lo sa? E chi lo sa non sempre lo dice. Non diffidate dei complimenti, ma se sono troppi, verificate d'essere vivi. Su questo muro, tante volte, m'appoggio e trovo le parole degli altri, che diventano carne attraverso la lettura, come magari qualcuno fa a scuola. I personaggi diventano carne e sono scritti qui. Anzi, qui c'è anche un certificato medico, poi vi racconterò, perché tutti i giorni mi porto questa sedia di finta pelle e mi siedo qua e mi faccio delle belle passeggiate e provo a immaginare le voci di dentro, le voci sospese. Questa era una fabbrica di 700 persone, quindi forse 70.000 persone, ognuno di noi, quante persone corrispondono?
C'è un certificato medico attaccato lì. Dottor Domenico Capasso, specialista in psichiatria. Interessante. Allora, prendo gli occhiali perché davanti al dottore si attesta che la signora Francesca Rizzi, nata il 12 marzo 1982, da me visitata in data odierna, è stata riconosciuta affetta da un quadro ansioso, depressivo, reattivo, ormai perdurante da 4 anni, riferito a problematiche di conflittualità in ambito lavorativo, che, insomma, ciò ha prodotto crollo emotivo della paziente, con i seguenti sintomi: ansia, agitazione, attacchi di panico, insonnia, cefalea, inappetenza, diarrea. La condizione della paziente presenta anche significative ripercussioni sulla vita di relazione, vero? Nonché sulla perdita del sonno. Quindi si prescrivono 60 giorni di riposo, cure e di proseguire la terapia farmacologica in atto. Un muro dice un sacco di cose. Non è solo un ostacolo, è un confine. E certe volte i confini, vi dispiacerebbe fare una cosa, poi non parlo più, diciamo così, parliamo attraverso i personaggi. Balzate in piedi. Qui c'è scritto, in piedi signori davanti a una donna. Facciamo quello che ci indica il poeta. Dai, lo so che è mattina, uno è arrivato, mo me devo alzare, devo scendere. Però senti. In piedi, William Jean Bertozzo, in piedi signori, davanti a una donna, per tutte le violenze consumate su di lei, per le umiliazioni che ha subito, per quel suo corpo che avete sfruttato, per l'intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete tenuta, per quella bocca che le avete tappato, per la sua libertà che le avete negato, per le ali che le avete tarpato, per tutto questo, in piedi, signori, in piedi davanti a una donna. Accomodiamoci pure. Se Totossine l'operaio che lavora qui sotto, la sua tosse arriva attraverso le grate del pian terreno, dal mio giardino, sicché essa pare risuonare tra le piante toccate dal sole dell'ultima mattina di bel tempo. Egli, l'operaio là sotto, intento al suo lavoro, tossisce ogni tanto. Certamente sicuro che nessuno lo senta. È un male di stagione, ma la sua tosse non è bella. È qualcosa di peggio che influenza. Egli sopporta il male e se lo cura, immagino, come noi da ragazzi. La vita per lui è rimasta decisamente scomoda. Non l'aspetta nessun riposo a casa dopo il lavoro. Come noi, appunto. Ragazzi o poveri o quasi poveri. Guarda, la vita ci pareva consistere tutta in quella povertà in cui non si ha diritto neanche e con naturalezza all'uso tranquillo di una latrina o alla solitudine di un letto. E quando viene il male, esso è accolto eroicamente. Un operaio ha sempre 18 anni. Anche se ha figli più grandi di lui, nuovi agli eroismi. Insomma, a quei colpi di tosse mi si rivela il tragico senso di questo bel sole di ottobre. I miei operai non erano forse innamorati? Certo. Come facevano a resistere se non avessero saputo che fuori dal cantiere c'era un amore che l'aspettava? Pure allora. E quando stavano a lavorare sull'autostrada,
la gente li sfiorava a 300 all'ora per ritornare le proprie Bibbie a picco sul nulla, mentre i miei operai, con le mani gonfie, se magnavano asfalto e catrame dentro un panino di speranza. Panino di speranza se mangiava. Se mangiava. Due scarpe camminano insieme. Ognuno ha una storia diversa. Di notte si riposano fuori dalla porta, aspettando il giorno, ma il giorno verrà. Il giorno ha tanti occhi, tante bocche da sfamare. Il giorno ha l'abitudine di farsi, ma a volte basta poco, basta dirsi come va. Due scarpe camminano insieme, ognuno una vita diversa. Una volta erano a nuovo, scintillanti, andavano agli incontri importanti, ma il mondo, che fa? Il mondo gira su se stesso e non ti fa cadere. Il mondo ha l'abitudine di essere crudele, ma a volte basta poco, sì, basta poco, basta dirsi come va. Se magari si potesse fermare il frastuono delle macchine, sentirei la voce delle mie compagne cantare le canzoni della vita. Perché lavorando ogni giorno tra le pareti della fabbrica e le macchine, i palchi e gli uomini per produrre qualcosa che vediamo correre nel mondo e ritornare a noi in salari, sono pane, vino, case. Così partecipiamo ogni giorno alla vita pulsante della fabbrica, alle sue cose più piccole e alle sue cose più grandi. Finiamo per amarla, per affezionarci. E allora essa diventa veramente nostra. Il lavoro diventa poco a poco parte della nostra anima, diventa quindi un'immensa fortuna. Si accorse come gli uomini, per quanto possano volersi bene, rimangano sempre lontani, che se uno soffre, il dolore è completamente suo, nessun altro può prenderne su di sé una minima parte, che se uno soffre, gli altri per questo non sentono male, anche se l'amore è grande e questo provoca la solitudine della vita. Questo è Dino Buzzati. Delle volte lo troviamo tra i nostri testi, no? Dice, oddio, è noioso. Oh, arriva. Io scusate, siccome a quest'ora ho una piccola merenda, me la faccio sempre. Mi piace mettermi qua. Comunque vi dicevo, pensate che un muro non è che produce parole mie, parole così. Ci sono i cosiddetti grandi autori che delle volte sembrano noiosi,
che invece passano attraverso la poesia dell'uomo. Grazie. Prego. Tu sei veramente gentile. Scusate, lo so che sembra una cosa, mangi solo tu, ma delle volte quando mangi riesci a sfamare anche gli altri. Questa è una schifezza, proprio. Questa l'avranno fatta. La vuoi? Ne vuoi un pezzetto? Come va? Ho fame. Pure lui c'ha fame. Mi dispiace. No, non ti devi dispiacere. Vabbè, tu non devi dire che hai fame. Mi hai chiesto come sto, te l'ho detto. Beh, guarda, scusa, Allora mi dispiace. Dagli il pezzo di pizza, per favore. Nessuno dovrebbe dispiacersi. Beh, nessuno deve dire che ha fame. Tu non le sai le cose. Perché? Come perché? Capito? Vedi? Loro mangiano. La fame loro. È stata abolita. Che non lo sai? Quando è stata abolita? Ma come quando non lo sai? Abbiamo mandato indietro le lancette. E abbiamo mandato indietro anche tutte i problemi della società. Non c'è più problema, non ci saranno momenti di fame qui a Teramo, in certe zone del sud, al nord. È stata abolita, su tutti i punti cardinali. Vai tranquillo. Grazie. Ah, non c'è di che, torna quando ripare. Poi te ne do un altro pezzo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Mi sfamo con le parole. Ho deciso di lasciare la pizza lì. Se il teatro entra nella vostra scuola, non è un momento ricreativo. Mi sono innamorato. Mi dispiace. Ah, non ti devi dispiacere. Stavo parlando, eh? E tu non dire che ti sei innamorato. Per vabbè, mi sono innamorato, era una cosa bella da dire. No? Cos'è? Che ti sei innamorato? Nessuno si deve innamorare. Perché? Perché? Perché certe cose non conviene dirle, ok? Mi lascio vabbè, okay. Sentite, delle volte vi fermate nei bar, negli autogrill, sentite che scrive Miller 70 anni fa. Non calunniate quest'uomo. Tu non hai capito. Willy, che è il protagonista della storia, era un commesso viaggiatore. E se tu fai il commesso viaggiatore, non vivi sulla terra. Non sei il tipo che avvita un bullone o mi legge gli articoli del codice o mi prescrive la ricetta. Tu lavori così, per aria, aggrappato a un sorriso o al lucido che hai sulle scarpe. E quando nessuno ti sorride più, pensate a questa frase. Dice, a me che mi importa, tanto so giovane, tanto c'è tempo. E quando nessuno ti sorride più, è la fine del mondo. Da quel momento cominci a sbrotolarti il vestito. E addio, sei finito. Non calunniate quest'uomo. Un commesso viaggiatore deve sognare. I sogni fanno parte del mestiere. Lavoravo. Dimmi. Avevo. Sì. Possedevo. Sì. Davo. Diffondevo. Contribuivo. Costruivo, dividevo, ero qualcuno, qualcosa, amavo. Pensavo che questo bastasse, ma non era così. C'era qualcosa di più, ci doveva essere qualcosa di più. E allora ho cominciato a cercare. Ho abbandonato tutto e tutti. Abbandonato. Rimanere soli. Rimanere. Ascoltarsi. Capire. E a volte, confesso, è stata veramente dura. Per un periodo ogni tanto salivo lassù, sul bordo. Mi spingevo fino al limite massimo, chiudevo gli occhi e osservavo dentro di me il pulsare delle sensazioni, dei pensieri.
Il vento là in alto soffia forte. Si dice che in certi casi renda più dolce il planare. Il corpo volteggia, l'abbandono, la perdita dei sensi. Ma i nostri sensi li abbiamo già persi da tempo. Siamo sotto anestesia, non sentiamo più. Abbiamo smesso di vibrare e far vibrare quello che abbiamo dentro di noi. Ed è come un'onda. Invece di propagarsi, si arresta. Ma questa umanità ha bisogno di essere coinvolta, incoraggiata a tornare a quello che era, a quello che sapeva fare, che in fondo era quello per cui è nata. Avrei voluto ogni tanto sentire chiamato il mio nome, racchiudere in quel suono tutta la passione, l'entusiasmo che questo mondo può esprimere. Vero. Io non posso più ascoltare parole a vuoto. Neanch'io. E vuote della gente. Neanch'io. Basta. Parole di chi porta morte e vita spaventata. Parole di gente annoiata, impaurita, che stronca sorrisi, che stronca progetti, che scarica i propri problemi nel deposito già pieno del mondo. Che rende cattivi, di umore amaro, che offusca desideri, ti fa sbandare, ti fa perdere il controllo e non ti permette di lasciare nessuna traccia. La paura degli altri ti blocca, crea altra paura, la tua, che entra in tutti gli abiti e senza saperlo te la porti dietro, in ufficio, sul treno, in famiglia, mentre scivoli dentro una pozzanghera di indifferenza. Una pozzanghera di indifferenza. Scivoli lì. E certo, ce l'abbiamo ancora quel potere dell'ascolto. Chi c'è lì? Lo sai che mi piace leggere il teatro? Oddio, questo non... Vivere i personaggi, sì, so cosa vuol dire. Ti piace il teatro, eh? Sì. Ti piace leggere il teatro? Sì. A voi piace? Lo leggete il teatro? A loro sì. Ma mica uno deve essere colto per leggerlo. Anzi, più ignorante è, scusate la parola, più ignora e più quelle cose entrano dentro. Ed escono i fiori dentro di te. Il Rider ha cominciato a parlare, sembrava un automa. Non vi preoccupate, fra un po' il sole se ne va e rimangono certe ombre. Ti piace il teatro? Che c'hai lì? Che c'è su quel muro? Erano tutti i miei figli. Sì. Arthur Miller ha parlato tanto del lavoro. Questa è un dramma incredibile, un grande industriale che a un certo punto è in difficoltà economica, deve portare avanti la fabbrica, la famiglia, che cosa fa? Comincia a mettere pezzi fallati sugli aerei che partono per la guerra, solo che si dimentica un piccolo particolare, che su uno di quegli aerei che parte per la Seconda Guerra Mondiale c'è suo figlio e precipita. È questo che il Rider inconsapevolmente, col suo paracadute pieno di pizze, hamburger, hot dog, spaghetti, a un certo punto prova a entrare nel personaggio. Leggi pure. Allora sei stato tu? No, Larry non ha mai volato sui P-40. Ma gli altri? Hai perso la testa, eh? Papà. Sei stato tu? Non ha mai volato sui P-40, che ti prende? Allora sei stato tu. Allora, che ti prende? Per favore, eh? Come hai potuto farlo? Come? Io non so che gli prende. Papà, papà, hai ammazzato 21 uomini. Come ha ammazzato? Li hai ammazzati, li hai assassinati. Come potrei io? Guardami, guardami. Come potrei uccidere degli uomini? Papà. Papà, per favore. Io non ho ucciso nessuno. E allora spiegami, che cosa hai fatto? Spiegami o ti faccio a pezzi. Oh, Chris, no, voglio sapere che cosa hai fatto! Avanti, dimmelo! Avevi 120 teste di cilindro fallite. Che cosa hai fatto? Ti ascolto, Dio Onnipotente, parli sempre, ti ascolto, parla, basta, dai! Basta, tu sei un ragazzo. Sei come loro. Cos'altro potevo fare? Ero negli affari... Con 120 pezzi falliti si va in malora, elabori un processo di lavorazione, il processo va male, sei bello a che è andato, non si sa come fare, la tua roba non è buona, ti fanno chiudere bottega, ti stracciano i contratti, cosa gliene importa a loro, eh? Ti ammazzi per 40 anni,
a mettere su un'azienda e loro te la spazzano via in 5 minuti. Cos'altro potevo fare? Lasciarmi portar via 40 anni della mia vita? Non credevo che le avrebbero montate, lo giuro a Dio. Credevo che se ne sarebbero accorti prima. E allora perché le hai spedite? Per quanto se ne fossero accorti, speravo che avrei perfezionato il processo di lavorazione e che avrei potuto dimostrare loro che avevano bisogno di me e che me l'avrebbero fatta passare. Ma le settimane passavano e non ebbi nessuna resa, così stavo per dirglielo. E perché non lo dicesti? No, feci in tempo. Sei testardo, sei entrato in quella parte. Perché mi fai venire il senso di colpo? Il titolo prendeva tutta la prima pagina del giornale. 21 apparecchi precipitati, era troppo tardi. Prefetto, vennero con le manette in fabbrica. Che potevo fare? Io l'ho fatto per te, Chris. Chris, quanti Chris ci sono qui? L'ho fatto per te. Era un rischio, l'ho corso per te. Ho 61 anni, quando avrei potuto avere un'altra occasione di fare qualcosa per te? A 61 anni non ci sono più occasioni. Sapevi benissimo che non avrebbero resistito in volo. Non ho detto questo. Ma se volevi avvertirli di non montarle. Ma questo non vuol dire. Vuol dire che sapevi che sarebbero precipitati. No! Allora pensavi che sarebbero precipitati. Temevo che forse. Temevi che forse, Dio del cielo, ma che razza di uomo sei? Dei ragazzi erano appesi in aria a quelle teste di cilindro, questo lo sapevi però. Tu non capisci, eh? Io volevo conservare la fabbrica per te. Per me? Sì, per te. Per me? Sì, per te. Voi che mondo vivi? Da che parte vieni? Per me? Sì. Io morivo di giorno in giorno e tu ammazzavi i miei uomini e lo facevi per me? A che diavolo che io credi che io pensassi a quella dannata fabbrica? E tutto quello a cui sai pensare la fabbrica? Cosa diavolo vuol dire che lo facevi per me? Non hai una patria? Non vivi nel mondo? Cosa diavolo sei? Non sei nemmeno un animale. Nessun animale ammazza quelli della sua specie. Cosa ti devo fare? Cosa ti devo fare? Dovrei strapparti la lingua dalla bocca. Cosa devo fare? Dio, Gesù onnipotente, che cosa devo fare? Ridiamo! È il teatro! Il colpo di scena del teatro! Si ride! Certo! La fabbrica è crollata! Ridiamo! Bisogna ridere! La gente vuole ridere! Dice lo spettacolo! Ridiamo! Luisa! Tu con chi vuoi stare? Io voglio stare con le persone ferite. Vuole stare con le persone ferite? Nude. Nude. Spogliate di tutto. Spogliate di tutto. Per le ingiustizie che asfalta le nostre strade, i vicoli dei nostri paesi, in una realtà spietata che fa dell'indifferenza un unico, grande quartiere. Un unico grande quartiere. Scusate. Pronto? A cosa pensi? Quando? Sì. Beh, proprio così. Certo, delle volte penso. Cioè, ah? Penso a... Cosa? Ha messo una panca intorno il mare. E che fai? Penso. Già, perché di fronte al mare si pensa. Sì, si pensano certe cose, certo. Tipo? Tipo... Dimmelo, mi interessa tutto. Sai, certe cose... Caspita, che pensiero. Sai che... Soffri, vero? Molto. Tanto, tanto. Sì. Mica vorrei un mondo più buono? No, ma vorrei un panorama diverso dentro di me. A me certe cose passano così. Non ci penso. Fai bene a non pensarci. La mia unica fortuna. Sei tu. Mi posso dire una cosa? Quelle risate, quella crudezza. Delle volte ci dicono che dobbiamo ridere, ridi per coprire. Ma che ridi a fare se non ridi con l'anima? Andiamocene.
Andiamocene in un posto lontano. Chi vuol venire? Magari vieni. Vieni, vieni. Andiamocene in un posto lontano. In fondo alla città. Come ti chiami? Emanuela. Emanuela. Sapete che Emanuela forse non sa che dentro ogni uomo c'è un camerino. E dentro un camerino una scatola di trucchi. Ogni giorno possiamo... Quanti anni hai? 15 anni. Beh, tu a un certo punto potresti diventare la mia impresaria. Sì, l'impresaria di tutti i personaggi che sarò costretto a fare per sopravvivere in questa società. Ci vediamo quando sei impresaria. Sai, noi non lo sappiamo. Cosa? Quando comincia la vera salita. E quando comincia? Quando comincia. Sì, quando comincia? Quando la vita stessa apre lo sportello e ti lascia in mezzo alla strada e non sai più dove andare. Quando la vita stessa ti apre lo sportello. Quando morì io non ero pronta. Immagino. Assolutamente. Eravamo in un passaggio d'età quando cominci a godere i figli nella loro intelligenza, nei loro sogni e perché no nelle loro bugie. E lui uscì di casa in bicicletta per andare a lavorare e non tornò più. E puoi immaginare cosa venne dentro di me. Un iceberg nel fuoco della vita si sciolse nel mio corpo, un mare di ghiaccio squagliato, erano le mie lacrime, grandi come la falange di un dito. Piansi per 2 anni. Non sentivo più, non vedevo. I miei figli nuotavano nella mia disperazione. Da quel giorno cominciai a perdere il senso dell'orientamento. Ma cosa me ne poteva importare se questo paese andava a destra, a sinistra, nella discarica? Che me ne fregava dello smog, dei prezzi alti, dell'euro, i musulmani, i negri, gli omosessuali, la Fiat, la televisione, i processi, la guerra, i tradimenti, il mare pulito, gli altoatesini, i siciliani, i preti scalzi, i terroristi, gli ebrei, non c'era più lui, non c'era più nessuno con me, nessuno, 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 porca miseria, non c'era nessuno, non c'era nessuno, non c'era nessuno, non c'era nessuno, non c'era più nessuno.
L'isolazione è un tappeto da stendere sul percorso, la coperta sull'anima tutte le volte che sente la stanchezza. La consolazione è un dialetto, un odore di cucina, è il tovagliolo arrotolato nell'anello di plastica, è un uomo piccolo piccolo vestito bene che appoggia il bastone e te lascia passare. È una signora che bussa alla porta e te regala una torta. Tutti ci abbiamo bisogno di consolarci a vicenda. Te posso consolare. Che te manca? Vuoi che te lavo la faccia? Una grattata sulla schiena? Vuoi che te porto sulle spalle? Vuoi urlare? E io faccio finta di niente. Te vuoi ricordare quello che te consola di più? Fallo. Te prego, fallo. E non te preoccupare se è qualcuno che non conosco. Ma se pensi che prende sta mano è un atto intimo, allora pensa che sta mano è la mano di Dio. Allora pensa che sta mano è la mano di Dio. È incredibile. Certe volte prendere una mano fa uscire le nostre note, no? Che cosa sono le canzoni? Cioè, cosa sono se non la poesia che abbiamo dentro, no? Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri, di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo ad un certo momento alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che al momento più bello le mutande mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non me ne frega. No. Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche. Noi non ci capiamo più. È così però. Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, di continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più. Su quale treno della notte viaggerà? Io lo so che basterà, ma come sempre in fretta non ti fermi. Lo so che passerà, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Ta 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 ta. Felicità, su quale treno della notte tu viaggerai? Qualche volta magari si ferma la felicità. Guarda che panorama, quella è una finestra. Ma vi rendete conto che noi siamo il panorama del panorama? Mi sento felice perché ha sentito la canzone. Mi dispiace
Non ti devi dispiacere. E tu non dire adesso qua davanti a tutti un po' assolati, impazienti o felici, che ti senti felice. Mi ci sento, è una cosa brutta da... E allora te lo dico qua, una volta per tutti, allora mi dispiace. Nessuno dovrebbe dispiacersi. E nessuno, te l'ho detto, si deve dichiarare nella sua felicità. Grazie. Ma che grazie? Ma lo sai perché? Eh? Mm. Dimmi perché. Ma non ti ricordi le mamme, i parenti, i nonni? Non dite, quando uno vi dice come stai, abbastanza bene. Come sei? Abbastanza felice. Ok, grazie. Chi sei? Un rider, si vede. Beh, non è che uno nasce rider. Rider ci potrebbe diventare per un periodo. Certo, delle volte noi siamo forse rider per tutta la vita, che giriamo, andiamo, torniamo, ma almeno, no? Qui il tema del padre è forte. Come si chiama tuo padre? Algo. Algo? Algo. Cognome? Ritmo. Algoritmo? Sì. Ah, anche lui è il figlio del signor Algoritmo. È quel signore che quando lavori non lo vedi mai. Ti colleghi da qualche parte, stai sempre col telefono e porti la pizza, la pasta, durante i temporali, la neve, il ghiaccio. E noi lì li aspettiamo con ansia. Direi che possiamo brindare, dai. Ma certo che brindiamo. Brindiamo perlomeno a un rider che perde un po' di tempo, anzi prende un po' di tempo. Prende un po' di tempo da noi. Eh? Questa è bella, brindiamo. Non è che c'è il solito tè freddo, vediamo se c'è. Questa fa schifo. Questa fa schifo. Mi dispiace. Non ti devi dispiacere. Tu non devi dire che quella ti fa schifo. Eppure ci fa, perché ci ha pisciato dentro. I rider, i trasportatori, con quei furgoni, delle volte li maledici, dici affermate, vai troppo veloce, hanno dei tempi limitati e devono pisciare qui dentro, dentro le bottiglie di grandi marche, una bella bottiglia di champagne Don Perignon con la pisciata dentro del driver. La lancio lì, non vi preoccupate, eh? Non è una bomba. Oh, dai, vieni qua. Lì? Sali. Ok. Lo ospitiamo un attimo, gli facciamo raccontare. Ce l'avete un caffè per il rider? Grazie. Guardate che è il potere dell'improvvisazione. Trovare le parole per strada. Ho detto bene alla ragazza, grazie Rosario. Rosario è di Napoli. Pare che sappia che cos'è il caffè, non è detto, eh? Dai, siediti un attimo, siediti, dai. Lo berrei io, veramente, però... Lo vuoi tu? Dopo. Dai, beviti un caffè. Grazie. Un attimo, che si riprenda un attimo. Perché, vedi, noi facciamo un sacco di cose contemporaneamente. E ti accorgi che c'è della gente che lavora per te. E tu lavori per gli altri. Allora? Grazie. Grazie Rosario. Che c'è? Cosa vuoi sapere? Racconta un po' di te, dai. Io non lo so, so solo... Ancora non ci posso pensare. Dai, dillo. Quando ho lasciato il mio paese. Racconta, dai. Ero fidanzato, ero felice. Ma pensa che avevo anche cominciato a fare l'attore. Ah. Senza soldi però, eh. Vabbè, non ti preoccupare, in Italia qui è la stessa cosa. Dai, senza soldi. Allora? Mi arrangiavo però. Sotto sotto ci stavo bene nella miseria. Era una miseria ricca, dignitosa. A tavola mamma non faceva mai mancare niente. Anzi, spesso... Non mangiava lei per essere ospitale con tutti quelli che papà invitava. Però si stava bene.
Mi ricordo ancora il bagno del sabato. Bello. Quello sì che era un bagno. E quella barba fatta piano piano verso le 6 del pomeriggio. Poi un bel bicchiere di vino. Ci si vestiva e si usciva un po'. Si usciva un po'. Si andava a casa della fidanzata, ma c'erano sempre tutti, la mamma, la nonna, la sorella, la zia. E così, indovina dove le ho dato il primo bacio. Dove? In un cimitero. Porta bene, è duraturo. Lì. E poi per fare qualcosa di più, dentro una Fiat 127. Ah. Color crema. Però. Qualcosa in più. Sì, ma non pensare a una carezza, un bacio, un po' di più. La schiena. Vabbè. Bei ricordi. Poi però... Poi arriva la sera della mia vita. Facevo il muratore lì. Rientro a casa dopo 10 ore di lavoro. Tutto sporco, pantaloni bianchi, stanco morto. E mi ricordo che entro a casa e vedo mamma, papà e mia sorella, tutti sorridenti. Mi sembravano strani. Non sorridevano tanto durante i giorni feriali. Andavamo tutti a dormire presto. Certo, una risata ogni tanto ce la facevamo, ma c'era sempre poco tempo. Troppa stanchezza. Insomma, così, io pensavo ci fosse una sorpresa. E dal nulla mia sorella mi dice: sono contenta per te, fai bene. A fare che? Come, non lo sai? Tuo zio ha chiamato da Roma. Te l'ha trovato un posto finalmente, un bel posto di lavoro. All'inizio farai il rider, ma lì ci sono molte prospettive di crescita, non come qui. Potrei arrivare anche a diventare ingegnere. Quando avrai imparato bene la lingua, però. Ma di questo non ti devi preoccupare, tu sei bravo con le lingue. Aspetta, aspetta, che cosa stai dicendo, Roma, le lingue? Ma se parlo dialetto, cos'è sta cosa? E papà? A noi dispiace che te ne vai domenica. Come domenica? Ma è importante per il tuo futuro. E poi così aiuti anche noi. Ma cosa stai dicendo? Io sono fidanzato, ho dei figli qui, gli amici. E poi non me la sto passando così male. Non te la stai passando così male, dici? Guadagni una miseria al mese. Come pensi di mettere da parte qualcosa con quello stipendio lì? La fidanzata come la sposi? I figli come li mantieni? Ma come faccio a sposare la fidanzata se me ne devo andare via? Dopo 2 o 3 anni la chiamerai e la farai venire da te. Devi fidarti di me. Ma l'hai mai vista Roma? Con quel verde, tutte quelle possibilità, i monumenti romani, è una delle città più antiche del mondo. Ma tu l'hai mai vista, papà? No, ma me l'hanno raccontata. Ah sì, papà, tu non l'hai mai vista e mi dici che è bello là? Ti devi fidare di me. Ti ricordi che cosa ti dicevo da bambino? Te lo ricordi? Se ti comporterai bene nella vita, riceverai un premio. Domenica finalmente arriva il premio per i tuoi sforzi. Un premio. E questo sarebbe un premio, papà? Quello di lasciarmi andare dalla mia vita, dalla mia fidanzata, da voi, dal mio cane, da tutto, da tutte, da tutti? Questo sarebbe un premio, papà? Questo lo chiami un premio? Rispondi, papà! Perché non rispondi? Papà! Questo sarebbe un premio! Se questo è un premio, allora che cos'è una disgrazia? Che cos'è una disgrazia? Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare su quella barca troppo piena, non ci possiamo ritornare. Su quella barca troppo piena, non ci possiamo ritornare. Basta, chiudi tutto, basta. Noi non ci possiamo tornare su quella barca. Basta. E sì che l'Italia sembrava un sogno, steso per lungo ad asciugare
Sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria vista per televisione. Basta! Mi metto accanto a lei. Oh. Pane e coraggio, che questo mondo, pane e coraggio, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, che c'è il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare questi figli dalle ondate del buio mare e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Oh, ve lo dico, Nina ci vogliono e gambe belle. Nina ci vogliono, pane e fortuna e così sia, ma soprattutto, soprattutto ci vuole a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che... un'altra che non ci vuole. So che avete preso molto sole. Adesso vi dico perché mi sono portato questa sedia, mi metto di fronte a questo muro e mi faccio la passeggiata qui sotto il capannone. Una sera, appunto, nel corso della passeggiata che facevo appunto nel capannone così, inciampo in una specie di gobbetta, no? Una piccola protuberanza qua del pavimento, un po' come quel ciuffo d'erba lì. Seguite, no? Stavo lì, passeggiavo, inciampo. Vi dico la verità, non vi spaventate, ma sembrava un tumulo mortuario. Allora ho chiamato subito Rosario, perché è lui che mi ha portato qua. È lui che mi ha portato qua. Rosario, scusa? Sì. Cos'è questa gobbetta? Cos'è che hai fatto? Dei lavori di scavo? Cos'è? No, Tonino, non è che gli assomiglia. Questa è veramente un tumulo mortuario. Ah. È seppellito un caro amico, tuo caro amico, che è morto qualche giorno fa. È vero? No, no, ascolta un attimo. Giorni fa era morto un mio amico ed era precipitato dalla montagna. E tu vuoi dire che è stato seppellito pure qui? Certo, te l'ho detto. Vabbè, senti, per favore, riappiana tutto e magari... Che c'è? Qui non si può riappianare. Non ti sento. Non si può riappianare, Tonino, perché qui il pavimento... Questo capannone si è sollevato da solo e questo è il suo giardino. Beh. E tutto ciò che accadrà nella sua vita succederà qui, chiaro? Va bene, senti, ok, bando alle superstizioni, vai, vai. Superstizioni? Se non se ne fece nulla. Io ovviamente... ci pensavo a questo fatto, perché penso che ognuno di noi è proprietario di un giardino dove magari ci sono certi ricordi. Certe volte passeggiavo e mi capitava di inciampare. Allora dicevo, inciampo perché penso al mio amico, o il mio amico che pensa a me, ed io inciampo. Dormi? Ma lui non rispondeva. E certo che non rispondeva. Era seppellito là, sotto la montagna. Insomma, un'altra serata
ve la faccio breve. Rifaccio un'altra passeggiata nel giardino, rinciampo di nuovo, lo chiamo a Rosario, senti Rosario, mi vuoi spiegare che fa il piccolo archeologo? Cominci a cercare... No, tu forse non hai capito bene. Beh? Che l'altro giorno è morto un tuo compagno di lavoro, questo. Era morto un mio compagno di lavoro, con lui avevamo... veramente fatto delle scoperte insieme. Nei viaggi che facevamo per andare a lavorare parlavamo, sognavamo. Abbiamo scoperto la musica, le giornate senza pioggia, la scoperta degli uomini, le donne. Insomma, a un certo punto questo pavimento era diventato un insieme di montagne, colline, protuberanze. Delle volte io non riuscivo nemmeno a vedere il profilo della luna. Allora ho cominciato a fare l'appello. Sì, volevo che qualcuno mi ascoltasse. Patanè, Rebizzi, Negro, Boccanera, Iaccarino, Fabi, Zinzi, Maiello. Nessuno rispondeva. Allora alzavo la voce, ero solo sotto questo capannone, gli altri erano in pizzeria, stavano lì all'interno della città, dovevano festeggiare chissà che cosa. Allora Patanè, Negri, Rebizzi, Cornali, Iaccarino, Fabi, Boccanera, Zinzi, Maiello, Giovannini. Ora non ditemi, vi prego, oh, siamo giovani, siamo vecchi, siamo medi, abbiamo il nostro lavoro, questo è un fatto che interessa a te, sono le tue morti, sono i tuoi ricordi, questo... no, mi dispiace, perché ognuno di noi è proprietario di un giardino che sta dentro un perimetro che possiamo chiamare anche anima, e se noi riusciamo a coltivare, alcune cose possono uscire fuori. E possiamo anche uscire fuori dal dolore. Certo, io penso che a un certo punto anche qualcun altro, no? A parte me, inciamperà in quelle gobbette. Beh, può darsi che per il mio dannato carattere io faccia alla fine che devo fare. Muoia solo in fondo a un lungo corridoio, ma quella notte qualcuno inciamperà, e anche la notte successiva, perdonate la mia speranza, perché ogni volta che inciamperà penserà con un filo di rimpianto, ogni volta che inciamperà penserà ad un certo tipo che si chiamava Tonino. Nella penombra si odono cantare le voci di chi lavora in luoghi abbandonati. Noi costruiremo con mattoni nuovi
vi sono mani, macchine e argilla per nuovi mattoni, calce per nuova calcina. Dove i mattoni sono caduti, costruiremo con pietra nuova. Dove le travi sono marcite, costruiremo con nuovo legname. Dove le parole non sono pronunciate, costruiremo un nuovo linguaggio. C'è un lavoro, c'è un lavoro, c'è un lavoro comune, c'è un lavoro, costruiremo un nuovo linguaggio, un nuovo linguaggio. Grazie. Davide Giovannini, Rosario Iaccarino, alla parte tecnica Domenico Valentini, il coro Chorus Novus di Teramo diretto dal maestro Paolo Speca. Grazie. Grazie veramente. Grazie a tutti i ragazzi. So che non era facilissimo. Delle volte il sole ci aiuta, delle volte di meno che ci arriva addosso. Io ringrazio in particolar modo tre ragazzi che vi rappresentano, che sono Samuele, Davide e Matteo. La signora Gabriella, moglie di Tonino. Loro sono i loro figli che hanno fatto l'onore di venire da me, che ho tentato di dare un significato insieme a Rosario alla compagnia che abbiamo formato. Pensate che noi, lo dico, siamo arrivati domenica. Io penso che questo sia molto importante per i ragazzi, di non essere disperati anche sul lavoro. Il lavoro va inventato. Io l'ho cominciato più di 40 anni fa e ogni giorno ricomincia da capo. Quindi non credete alle disillusioni. Quelle telefonate che abbiamo ricevuto erano molto importanti, perché sono state dette delle cose molto importanti dagli interlocutori. Quindi io vi ringrazio molto, che magari un pochino di poesia sono riuscita a portarla qui a Teramo, e io mi riprendo la vostra, dei vostri sguardi mi prendo un pezzo di dolore, restituisco la speranza più forte che c'è. Non sono un prete, sono semplicemente un essere umano che pensa che attraverso il teatro si possano fare delle belle modifiche alla vita, costruire un nuovo linguaggio. Grazie veramente agli organizzatori, logicamente, Boccanera, Fabbi, tutti, al segretario generale, a tutti veramente, se dimentico, alla televisione. Allora, un grazie a Thomas Otto Zinzi per Passione secondo Tonino. Grazie, 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 veramente. Grazie al coro. Questo spettacolo l'abbiamo cominciato a provare domenica pomeriggio. Ieri il teatro delle volte, no? Ci dà una speranza. Grazie veramente, ci vediamo alla prossima. Grazie Thomas. Grazie a voi, grazie a voi. Rosario, resta qui vicino a me. Grazie, tanto sì. Perché adesso la voce... Dove sei? Eccomi qui, mi vedi?
Sono qui accanto ai ragazzi dell'ITI. No. Eccoci. Allora, ragazzi, emozionati scusa, Paola, dopo questo Paola, spettacolo? Paola, scusami. Sì, Paola. Bello, bello. Vieni sul palco. Vieni, vieni. Però intanto vogliamo fare un applauso a Paola Peluso per come ha condotto il nostro incontro, il nostro evento. E poi intanto che qualcuno viene a raccontarci che esperienza ha fatto. Andiamo noi da loro allora. Andiamo Rosario. Noi da loro. Se non scappo. Partiamo da qua. Ragazzi, che cosa vi lascia questo spettacolo? Vi ha emozionato la storia? La storia di Tonino e di tutti Tonino? Buongiorno. Ma che... Ma perché siete timidi solo quando vi intervistiamo noi? Ma non è timido, che devo dire? Ti ha lasciato qualcosa questo spettacolo? Che emozione? È stato bello, cioè una bella cosa. Basta. Hai presente questo pezzo di nastro bianco rosso che vi hanno consegnato i delegati della CISL? C'è un perché, ce l'abbiamo tutti. Ti sei chiesto perché hai questo pezzo di nastro bianco-rosso? Sì, ma te lo spiegavo quando finiva. Tu cosa pensi che significhi? Boom! Boom. Questo è il nastro che le forze dell'ordine mettono nelle fabbriche quando succede qualcosa. Quando succede quello che non dovrebbe mai succedere. Quindi questo pezzetto di nastro bianco-rosso, ragazzi... Portatelo a casa, i ragazzi del Dipoppa stanno andando via, però mi raccomando non buttatelo, non cestinatelo, mettetelo sul vostro diario, perché da questo è il punto di partenza da oggi per difendere il vostro diritto non solo a lavorare, ma a lavorare in sicurezza. Va bene, va bene. Okay. Allora adesso i ragazzi, mentre il sindaco di Teramo mi raggiunge... Posso fare un attimo, Paola? Sì. Nel frattempo che ti raggiunge il sindaco, alcuni ringraziamenti. Allora, Fabio Benintendi, dove sei? Fabio, fategli un applauso insieme a Marco Boccanera, Fabio della CIS, Marco della FIM. E un applauso alla vice sindaca di Padova, che c'è stata molto vicino sin dal primo momento insieme all'amministrazione. Adesso abbiamo anche il sindaco e salutiamo anche... Natascia Innamorati, segretaria della FIOCCE, Natascia dove sei, che con Marco e con la FIM portano avanti queste importanti battaglie. Prego Paola, il sindaco. Sindaco, c'è un perché ti abbiamo lasciato per ultimo, perché sei il padrone di casa in questa città, in questo luogo scelto volutamente dalla CISL, qui all'ex Villeroi. Sì, è stato emozionante, quindi io non posso che esprimere il mio profondo grazie a tutti coloro che hanno voluto questa iniziativa, alla quale come amministrazione, come Comune di Teramo, interpretando la volontà di tutta la comunità, abbiamo collaborato. Grazie per questo spettacolo, grazie a Tomassotto che è stato straordinario, come tutti coloro che hanno partecipato ad una rappresentazione che ci ha lanciato un messaggio forte, soprattutto ai nostri ragazzi, con la potenza formidabile del teatro, della cultura e dell'arte, che la lotta agli incidenti, alle morti sul lavoro che portiamo avanti come istituzioni, ma dobbiamo fare sempre di più nel ricordo di Tonino, e saluto la famiglia qui presente e di tutti coloro che prima Paola richiamava, deve essere soprattutto un fatto culturale, al di là delle norme e delle regole che devono essere migliorate e potenziate, un fatto culturale che non può che passare dalla formazione e soprattutto dalle future generazioni che vanno invitate, vanno accompagnate a questa lotta all'indifferenza che deve appartenere a ciascuno di noi. Ragazzi, la nostra Costituzione si apre con un articolo: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Democrazia e lavoro non a caso aprono la nostra Costituzione. Non può esistere una democrazia vera, sana, piena, compiuta, nella quale non venga riconosciuto un diritto, il diritto al lavoro. E non può esistere il diritto al lavoro pieno, effettivo, realizzato nella sua totalità, che non sia lavoro sicuro. Lo dobbiamo a tutta la nostra comunità, lo dobbiamo alla qualità della nostra vita democratica, perché non avere regole certe,
nella garanzia della sicurezza del lavoro, non avere questa cultura della sicurezza del lavoro mina la tenuta della nostra democrazia, mina la libertà e l'uguaglianza e soprattutto penalizza sempre il più debole. Questo messaggio che oggi è arrivato forte dalla nostra città, da questo spazio e questo luogo che ha una forte carica democratica, una forte carica legata ovviamente al lavoro, è un messaggio straordinario che porteremo con noi per sempre e soprattutto lo faranno i nostri ragazzi. Grazie ancora. Grazie Sindaco. Ragazzi, i delegati under 35 della CISL vi consegnano adesso un segnalibro. Troverete scritto questa frase: il domani è la vostra ricompensa per aver lavorato in sicurezza oggi. Sindaco, lo prendo anche lei, a nome di tutti i ragazzi e gli studenti di questa comunità. Io vi ringrazio, ringrazio la CISL, ringrazio chi ci ha seguito in diretta finora su Super G, ringrazio la famiglia di Tonino Fanesi e buon lavoro sicuro a tutti.